Allora, benvenuti a tutti, una giornata stupenda veramente, per me è una gioia avere il sole, perché chi conosce questa festa sa che ci sono state un paio di edizioni andate male con il meteo, e quindi grazie al Signore anche per averci donato questa bellissima giornata. E molto impegnativo come tragitto, vi ho visti arrivare trafelati, sembrava come il finish di un ultra trail, quindi veramente un complimento a voi tutti per essere riusciti ancora una volta a essere qui. Una festa che, ridendo e scherzando, è arrivata alla sesta edizione. Era partita così, senza grandi pretese. Era stata una mia idea quella di fondare una festa e anche donare un capitello alla montagna, perché mi chiedevo sempre com'è possibile che i nostri avi avevano sempre questa tradizione di fare chiesette campestri, capitelli, e noi ultimamente non ne produciamo più, non ne costruiamo più. E io ho sempre gironzolato queste prealpi e passavo tantissime volte su questo sentiero che è il 950 che conduce a Forcella Zoppei e poi si innesta nel Troi de Medo. Per chi conosce queste località, sono sentieri impervi, sentieri impegnativi, ma di una straordinaria bellezza. E passando davanti a questo landro, il landro è un termine dialettale per cui si identifica la grotta, ho pensato, meglio di così non può esserci per costruire e per edificare un piccolo capitello. Ho preso l'occasione, ho preso la Madonnina che mi hanno regalato parecchi anni fa in occasione del mio matrimonio, ho chiamato l'artista del ferro Francesco Piazza, che è tra l'altro l'artista dei papi di Lorenzago, e mi ha costruito questo tabernacolo che poi lo vedete qui dietro, è un po' seminascosto, ma per chi non l'ha visto dopo la funzione potrete ammirarlo più da vicino. Dicevo, tradizioni di montagna che secondo me devono essere mantenute. Si scherzava ancora qualche settimana fa con il presidente del CAI, che tra l'altro è qui con noi, e si recitava questa battuta: piuttosto che perdere una tradizione, è meglio bruciare un paese, si dice, no? Quindi, per far capire quanto importante è la tradizione, era la tradizione. Io vorrei appunto che tornassimo a far rivivere questi usi, questi costumi, queste tradizioni che se ne sono un po' andati per la loro strada, ma non tanto perché mi sento nostalgico, quanto perché ritornando alle nostre tradizioni facciamo rivivere un po' la comunità, ci dimentichiamo delle brutte avventure che sta vivendo il globo intero, lo guardiamo accendendo la TV, che cosa succede. Sono piccoli esempi che possono servire a tutti. E questa volontà di costruire qualcosa nella montagna è importante, perché la montagna va vissuta, va salvaguardata. Proprio in queste settimane mi sono battuto tantissimo per una causa, che è quella della manutenzione dei sentieri. Ho avuto modo di ripercorrere un sentiero qui vicino, che termine anche simpatico, il Troi dei Crodoi. Erano anni che non lo frequentavo. È completamente invaso dai rovi. Ho messo un post su Facebook, apriti cielo, nel senso positivo. Si sono affacciate un sacco di associazioni, i CAI, i cacciatori, che mi hanno ospitato questa settimana proprio qui a Forcal, erano in 30 e si sono offerti a ripulire i sentieri. Mi hanno chiamato dei volontari privati, dei singoli cittadini, giovani anche, che hanno la voglia di mettere in moto i decespugliatori. Mi ha chiamato addirittura la presidente regionale dei Montagna Wilderness, che sono un po' i garibaldini, se vogliamo, i Che Guevara della montagna, però anche loro hanno del buono. Insomma, si è mosso qualcosa. Basta innescare la scintilla. E dovremmo essere un po' tutti che ci diamo. Prima c'era qualcuno qui che mi diceva siamo a disposizione per pulire i sentieri. Ben venga, perché senza la pulizia dei sentieri
non si passa più per queste zone, e se non si passa più per questi sentieri rischiamo di rimanere a fondo valle, magari con qualche rogna in più. Io, per portare avanti questa festa, ho bisogno di collaboratori, e qui per fortuna ne ho tanti, anche perché se non ci fosse questa festa qui sarebbe, pensate, 6 anni fa qui c'era l'erba alta così, guardate com'è, è un giardino veramente, e quindi è l'occasione per far vivere queste aree. Dicevo collaboratori, qui ce ne sono tanti da ringraziare. Innanzitutto la Valla Pisina Iniziative, che poi ci aspetterà giù con il chiosco per un brindisi qui a Borgo Collon, i pescatori sempre del Fadalto, che si sono prodigati per ripulire il sentiero, e io ringrazio anche il CAI, perché c'è il presidente con noi, il nuovo presidente di Vittorio Veneto, Leonardo Pradal. Ringrazio la TV, qui abbiamo la Tenda TV con l'amico Federico Campodall'Orto, che manderà in differita questa registrazione alle case di chi non è riuscito a venire su con le proprie gambe. Quindi sono molto contenti, perché so che ogni anno mi stimolano a fare questa festa. Ringrazio l'Azione, che è il settimanale con il quale io, diciamo, ho condiviso la mia prima avventura nel mondo del giornalismo. Sono stati loro che mi hanno introdotto, e quindi io sarò sempre grato. È rappresentato dal direttore Don Alessio Magoga, che tra l'altro si offre a celebrare la Santa Messa, e non è facile trovare un parroco che raggiunge queste quote e queste pendenze, quindi io veramente lo ringrazio per questo. E ringrazio poi voi tutti, perché ovviamente senza la presenza della platea non faremo proprio niente. Io spero di, ecco, c'è il ringraziamento anche dell'ente pubblico, quindi il comune di Vittorio Veneto, che mi ha dato il patrocinio, e spero di non essermi dimenticato nessuno, perché è difficile poi risalire a tutti. Io vedo tra di voi tanti amici della montagna, vedo clienti, vedo collaboratori della mia azienda, vedo parenti, c'è mia moglie, ci sono gli zii, insomma oggi è una bella festa, una grande festa. Basta, ho detto tutto, mi pare di non essermi dimenticato. Ecco, magari un ringraziamento anche a Maurizio Bozzolo, che lo vedete là disteso per terra, alias Om Salvarek. Lui è il più grande conoscitore di questi sentieri del Visentin, 53 itinerari che poi abbiamo raccontato in un libro che è stato pubblicato. Basta, io a questo punto, prima di lasciare la parola a Don Alessio Magoga, vi volevo far sentire una piccola chicca. È una canzoncina particolare. Ascoltatela con attenzione, e alla fine vi spiegherò di che cosa si tratta. Grazie.
Sapete chi era costui che cantava? Giovanni Paolo II, Carolus Wojtyla, l'ha registrata a Cracovia 2 anni prima che diventasse Papa. Lascio la parola a Don Alessio Magoga. Adesso iniziamo la messa cantando, certo che dopo il canto del Papa Giovanni Paolo II dobbiamo fare bella figura, allora ci impegniamo insieme e faremo il canto che trovate nel foglietto, noi canteremo Gloria a te. Noi canteremo Gloria a te, Padre che dai la vita, Dio d'immensa carità, Trinità infinita, tutto il creato vive in te, tua gloria, tutta la storia ti darà onore e vittoria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Celebriamo questa Eucaristia in un luogo dedicato a Maria e in un giorno anche un po' particolare, oggi è domenica, ma anche il 12 settembre, giorno in cui la Chiesa celebra il Santo Nome di Maria. Pertanto un augurio caro a tutte le persone che portano questo nome, un po' l'onomastico ufficiale oggi di tutte le persone che si chiamano Maria, appunto. E in questa Eucaristia vogliamo pregare per tutti voi che siete qui oggi, per i vostri cari, per le vostre comunità parrocchiali. E in particolare anche aggiungiamo due intenzioni, ci sono due coppie che celebrano il 25esimo di matrimonio e vogliamo proprio affidarle al Signore, Daniele e Giancarlo e Isabella ed Ernesto. Tanti auguri di cuore. E aggiungo il mio grazie ai grazie che ha detto Giovanni Carraro. Io sono contento di essere qui con voi oggi in questo luogo che mi è caro, anche proprio per la figura di Maria che questo contesto ci aiuta a ricordare e poi anche perché ritrovarci insieme, come diceva Giovanni, per mantenere una tradizione che mette insieme la dimensione creaturale con quella spirituale mi pare davvero importante e prezioso per tutti. Con questi sentimenti allora celebriamo l'Eucaristia e con molta umiltà innanzitutto affidiamo al Signore le nostre fragilità. Signore, che ci inviti al perdono fraterno prima di presentarci al tuo altare, Kyrie eleison. Cristo, che sei parola di vita che illumina il mondo, Christe eleison. Signore, che hai effuso lo Spirito per la remissione dei peccati, Kyrie eleison. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Padre, che conforti i poveri e i sofferenti,
e tendi l'orecchio ai giusti che ti invocano, assisti la tua Chiesa che annuncia il Vangelo della croce, perché creda con il cuore e confessi con le opere che Gesù è il Messia. Egli è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Ora ci disponiamo all'ascolto della parola di Dio che verrà proclamata. Dal libro del profeta Isaia. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non ho opposto resistenza, non mi sono tirato indietro. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba. Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto svergognato, per questo rendo la mia faccia dura come pietra. Sapendo di non restare confuso, è vicino chi mi rende giustizia. Chi oserà venire a contesa con me? Affrontiamoci. Chi mi accusa si avvicini a me. Ecco, il Signore Dio mi assiste. Chi mi dichiarerà colpevole? Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ripetiamo insieme. Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi. Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi. Amo il Signore perché ascolta il grido della mia preghiera. Verso di me ho teso l'orecchio nel giorno in cui lo invocavo. Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi. Mi stringevano funi di morte, ero preso nei lacci degli inferi, ero preso da tristezza e angoscia. Allora ho invocato il nome del Signore. Ti prego, liberami, Signore. Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi. Pietoso e giusto è il Signore. Il nostro Dio è misericordioso. Il Signore protegge i piccoli. Ero misero ed Egli mi ha salvato. Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi. Sì, hai liberato la mia vita dalla morte, i miei occhi dalle lacrime, i miei piedi dalla caduta. Io camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi. Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi. Dalla lettera di San Giacomo Apostolo. A che serve, fratelli miei, se uno dice di avere fede ma non ha opere? Quella fede può forse salvarlo? Se un fratello o una sorella sono senza vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano e uno di voi dice loro andatevene in pace, riscaldatevi e saziatevi, ma non date loro il necessario per il corpo, a che cosa serve? Così anche la fede, se non è seguita dalle opere, in se stessa è morta. Al contrario, uno potrebbe dire: tu hai la fede e io ho le opere. Mostrami la tua fede senza le opere, e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Quando a me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso, come io per il mondo. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi.
Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarea di Filippo e per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo: «La gente chi dice che io sia?» Ed essi gli risposero: «Giovanni il Battista, altri dicono Elia e altri uno dei profeti». Ed egli domandava loro: «Ma voi chi dite che io sia?» Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». E Gesù ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno. E cominciò a insegnare loro che il Figlio dell'uomo doveva soffrire molto ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e dopo 3 giorni risorgere. Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo, ma egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: «Va dietro a me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia del Vangelo la salverà». Parola del Signore. Vorrebbe da dirvi sedetevi, ma forse non è proprio così agevole. Allora cerco di essere anche breve nell'omelia, visto il tragitto che abbiamo fatto e il tempo che poi avremo anche per il ritorno. Fondamentalmente 2 pensieri. Ecco, il primo dalla lettura che abbiamo ascoltato della lettera di San Giacomo. È una lettera un po' particolare. Martin Lutero, leggendola, disse: «Sicuramente questa non è parola di Dio». E infatti i protestanti non leggono questa lettera, non fa parte del loro canone biblico. Perché, se avete fatto attenzione, insiste molto sull'importanza delle opere. Mentre Martin Lutero e il protestantesimo ribadiscono una verità sulla quale in verità ci troviamo anche noi, vale a dire che ciò che ci salva è innanzitutto la fede in Cristo, è la fede in Cristo che ci salva. Su questo siamo perfettamente d'accordo anche con i fratelli protestanti. Però possiamo dire che la lettera di San Giacomo mette in luce anche l'importanza delle opere. Avete sentito delle espressioni molto forti che ribadiscono quanto la fede, se poi non giunge a delle opere, a delle cose concrete, è inutile, addirittura è morta. È un'espressione fortissima che Lutero non accettava. No? Però secondo me dice una cosa molto vera San Giacomo, perché è davvero così. Qualche volta noi rischiamo di avere una fede un po' all'acqua di rose, possiamo usare questa immagine, o comunque una fede che viviamo dentro come esperienza spirituale nostra interiore, ma poi non modifica, non cambia la nostra vita, non cambia la realtà, non diventa opere. Con questo non vogliamo dire che sono le opere che ci salvano, che era una cosa che Martin Lutero non voleva assolutamente accettare. Però la fede deve portare a qualche cosa di reale, di concreto, altrimenti rischia di essere una fede superficiale, inefficace ai fini anche della nostra vita. Ecco, il cristianesimo è una esperienza spirituale che ha, come potremmo dire, il desiderio, la volontà, la caratteristica di voler cambiare anche la realtà. Non si ferma semplicemente a uno stato d'animo interiore, ma vuole portare i cristiani proprio a cambiare la propria vita. Ecco, e questo era ciò che San Giacomo nella sua lettera voleva comunicare. Era valido allora, probabilmente aveva di fronte una comunità che si diceva cristiana, che faceva qualche rito, ma che dopo non si spendeva per gli ultimi e i poveri, ma credo che queste parole abbiano una assoluta attualità anche oggi, perché anche per noi oggi potrebbe esserci la tentazione di vivere il nostro cristianesimo così, in modo un po' superficiale, senza cambiare la nostra vita, senza cambiare la realtà dentro la quale ci troviamo. E questo è il primo pensiero.
Quindi questa lettera è molto forte, è bene rileggerla con attenzione e lasciarci provocare da essa. In secondo luogo, un pensiero sul Vangelo, è un brano anche questo molto provocatorio, perché Gesù, avete sentito, si rivolge ai suoi discepoli, chiede loro: ma che cosa dice la gente relativamente alla mia persona? E qualcuno dice: ma ho sentito dire che ti ritengono Giovanni Battista, il profeta. Ma Gesù sembra più interessato all'altra domanda: voi, miei discepoli, chi dite che io sia? Ecco, questa domanda sentiamocela rivolta a ciascuno di noi anche oggi. Gesù chiede spesso ai suoi discepoli e ai suoi interlocutori di prendere posizione verso di lui nei suoi confronti. E quindi anche noi che risposta daremmo se Gesù ci chiedesse: tu chi dici che io sia? Chi sono per te io? È una domanda importante, preziosa. In tante occasioni Gesù chiede proprio di prendere posizione nei suoi confronti. Ecco, dove ci troviamo in relazione a Gesù? E poi, nella seconda parte del Vangelo che abbiamo ascoltato, Gesù invita i suoi discepoli, anche in questo caso, a qualche cosa di molto concreto. Si tratta di seguirlo. Pietro risponde in modo molto forte: tu sei il Cristo. Però dopo, quando Gesù comincia a dire che cosa vuol dire essere il Cristo, Pietro prende paura, si tira un po' indietro e dice a Gesù: non sia mai così. Perché essere cristiani a volte è anche un po' impegnativo, richiede la testimonianza, un po' quello che diceva Giacomo nella seconda lettura. Deve cambiare la realtà, bisogna trasformare un po' la nostra vita e quindi anche seguire Gesù quando questo è un po' impegnativo. Ecco, ci aiuti il Signore, e concludo, ad avere una fede che sa arrivare anche alle opere, credere in Cristo, credere in Lui, ma sapere anche trasformare la nostra vita. Ci aiuti il Signore anche a saper prendere posizione nei Suoi confronti, anche quando costa un po' più fatica, anche quando è un po' più impegnativo e richiede una testimonianza che ci fa anche attraversare qualche fatica in più, qualche sofferenza in più. Professiamo insieme la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per la nostra salvezza discese dal cielo, per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocefisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. È risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. Di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Il suo regno non avrà fine. Nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, la croce tocca e trasforma ogni aspetto della vita cristiana. Con umile fiducia deponiamo le nostre intenzioni nel cuore di Gesù Cristo, morto e risorto, e diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Per il popolo santo di Dio, perché proceda con fede operosa e ferma speranza sulle orme di Cristo Signore,
e in Lui trovi la forza per vivere ogni giorno con pazienza e amore, preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Per i responsabili delle nazioni, perché non consumino in sterili esercizi verbali il servizio al proprio popolo, ma si coinvolgano concretamente nelle sue vicissitudini e necessità. Preghiamo. Per i cristiani perseguitati e per quanti soffrono per la loro fede religiosa, perché il coraggio della testimonianza non ceda allo sconforto e si sentano sostenuti dalla vicinanza di Dio e dalla preghiera di molti, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per noi, qui riuniti nel nome del Signore, perché la partecipazione assidua all'Eucaristia ci educhi a deporre la mentalità mondana e a rivestirci della parola eterna, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Affidiamo a Dio anche le altre intenzioni che portiamo nel cuore, per noi che siamo qui oggi, per le persone che vogliamo affidare a Dio, per chi sta attraversando magari momenti e situazioni di particolare difficoltà. Gli affidiamo al Signore tutti questi pensieri, tutte queste intenzioni, le realizzi Lui secondo la sua volontà, Lui che vive e regna nei secoli dei secoli. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza. Il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te, lavami Signore da ogni colpa e purificami da ogni peccato. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Ascolta con bontà, Signore, le nostre preghiere e accogli le offerte dei Tuoi fedeli, perché quanto ognuno offre in onore del Tuo nome, giovi alla salvezza di tutti. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose, lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, Egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la resurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce l'inno della tua lode. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Benedetto
Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro, Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie, perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: «Vi lascio la pace, vi do la mia pace», non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci uno sguardo di pace. La pace sia con voi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Preghiamo.
la forza del tuo dono, o Signore, operi nel nostro spirito e nel nostro corpo, perché l'efficacia del sacramento ricevuto proceda e accompagni sempre i nostri pensieri e le nostre azioni. Per Cristo nostro Signore. E concludiamo allora questa Eucaristia. Rinnovo il mio grazie a Giovanni per tutta l'organizzazione e a tutte le persone che lo hanno aiutato così a portare avanti anche quest'anno questa bella tradizione che ci invita a mettere insieme appunto la dimensione spirituale con quella della contemplazione e dell'apprezzare il nostro territorio e il nostro creato. Invochiamo su tutti la benedizione del Signore e chiediamo anche in particolare l'intercessione della Madonna. Il Signore sia con voi. Per l'intercessione della Beata Vergine Maria, ci benedica Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andiamo in pace. E concludiamo con un canto a Maria, Santa Maria del Cammino. Libertà.
con questa canzone dei Crodaioli io vi ringrazio per essere intervenuti, grazie al parroco per aver celebrato la Santa Messa. La Messa è finita, ma non la festa. Quindi giù abbiamo a Borgo Colon questo rinfresco organizzato dalla la Pisina Iniziative, e state attenti alla discesa perché è un po' erta e quindi si rischia insomma di scivolare. Ci diamo appuntamento al prossimo anno, la festa vorrei che continuasse per sempre anche dopo di me. Grazie a tutti.